Tu chi sei? Come hai fatto a entrare? Tu sei Ciro? Il bambino nel piano di sopra? Guarda che ti stanno cercando. Tu mi aiuta. Mi nascondo. Bentornati all'appuntamento con Effetto Notte e benvenuto a Effetto Notte a Silvio Orlando. Grazie di aver accettato il nostro invito, amatissimo dal pubblico, protagonista di tanto cinema che ci portiamo nel cuore, da Salvatores a Pupi Avati, da Sorrentino a quest'ultimo film. Ve lo dico subito, una storia bellissima, emozionantissima, perché cominciamo proprio con questa, di Roberto Andò. Il film si intitola Il bambino nascosto, l'abbiamo appena visto. Che cosa succede, Silvio, in questo film? Bussano a casa tua, ti consegnano una cosa e tu ti trovi in casa questo bambino. Che cosa succede? Ah, insomma, i protagonisti del film sono un anziano maestro un po' disincantato, un po' disamorato della vita, molto schivo, e un bambino di 10 anni che vive nel quartiere. Siamo nella Napoli, quella che conosciamo tutti, quella dei vicoli, Napoli del centro storico, una Napoli in cui nello stesso condominio può abitare un architetto, un camorrista, un parrucchiere, un transessuale. Solo a Napoli può succedere questo, infatti il film è ambientato lì. Ed è figlio, questo bambino, che penetra in casa dell'anziano maestro, figlio della famiglia del piano di sopra, che sono una famiglia in qualche modo affiliata a qualche clan camorristico. Ma perché non mi dici che cosa avete fatto tu e il tuo amico? Qualcuno lo sta aiutando a nascondersi. Chiunque sia questo tizio, dura solo pochi giorni. Maestro, è andata solo sul letto quest'estate a quest'ora? Siamo fottuti, Gabriele. Perché viene a casa tua? Insomma, lui viene perché ha una forte minaccia, è minacciato, ha un pericolo, deve sfuggire a qualcosa. Noi non capiamo subito da che cosa fugge. E una delle rivelazioni del film è appunto capire da che cosa fugge questo bambino. E ha scelto forse questa casa perché è la più diversa da tutte le altre. Questo personaggio misterioso è proprio un personaggio invisibile quasi al resto del quartiere, quindi gli sembra il luogo giusto per nascondersi. Ci ne fidiamo a te. No, no, per me è già morto. Ma che stai dicendo? Ma perché non lo capisci? Tu a Ciro te li hai scordato, o se no siamo morti tutto qua. Perché accoglie questo bambino? Perché non gli dice, vabbè, puoi stare un giorno, puoi stare qualche ora, ma poi decide di nasconderlo e quindi di mettere a rischio anche la sua vita, no? Guarda, ci troviamo di fronte a due personaggi, due esseri umani in qualche modo emarginati, tutti e due. Uno conosce solo il linguaggio della musica, dell'arte, della poesia, e l'altro conosce solo il linguaggio della violenza, come spesso accade ai ragazzini di certi quartieri delle nostre città. I loro giocattoli sono atti di violenza alle volte, fatti anche in maniera anche così, con la forza e anche l'incoscienza dell'infanzia. Però lui capisce che questo bambino, se non sta lì, muore. Semplicemente, non ha scampo, lo scopre anche a poca la volta. Però capisce anche che questo ragazzino può fargli nascere dentro qualcosa che lui non ha mai vissuto, un sentimento anche di paternità, forse. E attraverso questo sentimento di amore che nasce tra questi due esseri, lui in qualche modo forza il codice degli uomini, in qualche modo capisce che la legge non tutela questo bambino. E quindi in certi momenti della vita delle persone, o in certi momenti della vita anche della nostra vita civile, la legge non basta. Ci vuole un incontro che in qualche modo ti salvi. E cosa hai fatto, Totò? Io so fare Totò. Una volta lo sapevo fare. Così va. Mica si fa così, Totò, siamo più con meno pupazzelle, ma un po' più a capo, ma un po' più a così. Si è veramente creato un grosso rapporto tra te e questo bambino, no? Poi l'ho visto anche incontrandovi a Venezia, quando vi sono venuta a intervistare, no? Insomma, alla fine... Il bambino Ciro, interpretato da Giuseppe Pirozzi, che è veramente un personaggio
è un bambino veramente particolare, io non credo di bambini come categoria, sono di diverso tipo, sono anche bambini antipatici, bambini stupidi, bambini intelligenti. E lui che categoria rientra? Lui è veramente un bambino particolare, lui è il futuro come mi piacerebbe che fosse, perché è un ragazzino spensierato anche, non traumatizzato, però allo stesso tempo è pieno di ragionamenti, si interroga tanto su se stesso, sul suo futuro e sul fatto che vuole fare questo mestiere. Non so se farà l'attore perché è sempre complicato dirlo, però sicuramente farà qualcosa di buono e secondo me farà qualcosa all'interno del cinema. Ma pazia, a che vuoi giocare? A imitare gli animali. Che animali sai fare? Diceva Roberto Andò che l'ha scelto dopo mille provini, pensate quanti bambini ha visto, però anche lui forse viene da ha avuto un'esperienza familiare o comunque insomma diciamo un passato un pochino complicato, no? Quindi forse chissà anche questa sì, cosa... È un bambino che incarna in sé proprio quello che il film vuole proporre come speranza. Anche lui vive, un ragazzino popolare, vive in uno di quei quartieri, la Sanità, forse qualcuno conosce, il padre è riuscito a salvarsi da questo destino, questa catena di violenza che possiamo dire quasi ineluttabile attraverso l'arte, attraverso il lavoro, grazie a un regista che si chiamava Antonio Capuano, che si chiama Antonio Capuano, famosissimo. È un regista che è stato importante per molti, sì. Anche per Sorrentino, sì. No? Come ci racconta nel suo ultimo film. Anche per me, perché ho lavorato con lui. E lui ha lavorato con Antonio si occupava molto di questi ragazzi, in più poi dopo ha continuato l'esperienza, che non è morta lì, nei gruppi di teatrali del quartiere, c'è un prete molto attivo lì nel quartiere che ne ha salvati tantissimi, quindi non si parla mai abbastanza di come anche l'arte, far accendere delle scintille, occuparti semplicemente di questi bambini, come sia salvifico. E lo è davvero. Allora adesso ci facciamo una domanda, che cosa significa davvero prendersi cura di qualcuno, che poi è quello che succede un po' in questo film? Allora ci fermiamo un momento, qualche minuto di pubblicità e poi torniamo qui a Effetto Notte con Silvio Orlando. Quindi per la legge questo bambino è spacciato. Cosa posso fare per te, Diego? Io vi sono veramente molto grato, maestro. Voi mi avete insegnato a capire la musica. Mi è venuta l'idea di riprendere a suonare, col vostro aiuto, ovviamente. Cosa fai adesso? Gestisco un paio di locali. Non mi posso lamentare. Posso chiedere un goccio d'acqua, per cortesia? Certo. Bentornati, allora Silvio ci facciamo una domanda, insomma che cosa significa prendersi cura di qualcuno? È quello che vediamo in questo film, è quello che vediamo per esempio quando giocate con questo bambino, no? E tu ti inventi, fai delle facce pazzesche, fai le voci degli animali, è una grandissima tua interpretazione, probabilmente non l'avevamo mai vista così. Io devo dire che non ho dimestichezza con i bambini, non ho figli e quindi ho sempre un po' di anche paura un po' dire, di avere contatti con i bambini, perché i bambini sono stati giustamente negli ultimi anni sacralizzati, no? Sono delle creature che non vanno toccate, dell'ultimo grande tabù, quello del rapporto adulto-bambino, però allo stesso tempo ha tolto un po' naturalezza nel rapporto con i bambini, quindi non mi sento autorizzato quasi a parlare o a giocare o a discutere con un bambino, e questo è successo con Giuseppe nel film, però poco alla volta è nato questo rapporto e questa fatica un po', questo imbarazzo, questo essere un po' goffo, come si fa a occuparsi del tempo libero di un bambino, no? Soprattutto un bambino come quello, così adulto anche in qualche modo, perché questi sono i ragazzini che in qualche modo crescono in fretta, per cui farli ritornare un po' bambini e farli disegnare anche semplicemente una cosa su un foglio di carta è complicato. Oh! Oh! Oh, sei morto! Ah!
Comunque questa tenerezza c'è, tanto che mi sembra questa la parola più giusta, tenerezza. Appunto tu dicevi non ero abituato, e un po' forse non lo sono nemmeno io, chissà, magari l'hai cercata in tuo papà questa tenerezza, dove l'hai, se ti va di raccontarcelo. Beh, qui apriamo un una voragine. Sì, mio padre è stato forse il rapporto più importante della mia vita, perché mi ha fatto da padre, da madre. No, da madre no, però da padre molto, nel senso che la persona più simpatica che abbia mai conosciuto in vita mia, più buffa, più divertente, che mi ha insegnato proprio i tempi comici. Però fermo, da fermo, non facendo... Come erano i genitori. Non bambineggiando, diciamo, era un uomo insomma, d'altri tempi, insomma, è un uomo che ha fatto la guerra, non l'ha fatta la guerra, però l'ha vissuta, insomma. Però era un arci italiano, insomma, un po' così, onestissimo, come tutti gli italiani che hanno paura a delinquere, semplicemente, non per qualche forma di etica, perché diceva sempre o cana, mozzo o stracciata. Ecco, per cui magari la malavita se la possono permettere solo quelli che hanno disponibilità economiche, mentre un povero se delinque è finita subito, non c'ha una occasione B, diciamo. E quindi il rapporto con lui è stato molto molto fondativo di come sono io come attore. Io ti ringrazio anche per averlo voluto raccontare, averlo voluto condividere con noi, e credo che questo comunque, come le cose che capitano nella vita, sicuramente dà una marcia in più al proprio percorso, alla propria formazione. Tu hai interpretato comunque dei papà straordinari, uno è questo, ma un altro che non a caso ti ha fatto vincere un importante premio a Venezia è il papà di Giovanna, no? Il film di Pupi Avati. Non lo sapeva che avrei preteso di più. Che nel contratto c'era la fregatura, l'obbligo di innamorarsi di me. Non lo sapeva che non le sarebbe bastato accontentarmi quando le andavo vicino, che l'avrei sfinita pretendendo il suo innamoramento. Per 18 anni Sergio ho aspettato che lei si innamorasse di me, ma non puoi costringere una donna ad amarti. Eppure questo era un papà proprio con un cuore infinito, no? Proprio verrebbe da dire, pensando a quel personaggio, che un affetto come quello lo può avere solo un genitore. Sì, addirittura troppo affetto. Troppo. Troppo affetto, troppo amore spesso crea dei problemi enormi nei ragazzi, perché poi li si mette nella vita senza le giuste difese. Davvero impressionante il funerale che hai organizzato per quel ragazzo. Ma non finisce qui. Devo anche organizzare il tuo trasferimento. Il Papa è molto impegnato e ha delegato me a informarti. Non sei più il segretario di Stato. Che sciocchezza. Ecco la tua lettera di dimissioni. Devi solo firmarla. Un altro tuo ruolo che sicuramente ha fatto molto centro nel pubblico, però completamente diverso, è il Cardinale Vogliello, quindi la serie degli Young Pop e dei New Pop diretta da Paolo Sorrentino. Qui, ecco, a parte, devo dire, abbastanza super cattivo, ma ci fu tutta una discussione che ancora continua sul tuo inglese invidiabile, che nessuno avrebbe immaginato. Invece com'è andata qua? Perché l'avete girata in inglese, la serie? No, è stata la mia fortuna e la mia dannazione di essere uno dei pochi della mia generazione che aveva un inglese pochino che suonava inglese. I miei colleghi, perché i tuoi colleghi no, i miei colleghi no. I provini che hanno fatto sembrava che fossero una catastrofe totale. You don't understand because you have given in to your emotions, but we must listen to the Holy Spirit. E quindi è stata la mia fortuna, però è stata anche la mia dannazione, perché poi dopo era un inglese sì un po' scolastico, quello che abbiamo tutti imparato a scuola, e quindi lì serviva ben altro, insomma, quindi è stato insomma, un lavoro molto ottuso, come dire, perché il rapporto che tu hai con un pezzo di carta, no, per un attore è il lavoro stupido che tu fai, quello della memoria, no, cercare di liberarti da sto fare tue le battute, e lì fare le mie le battute in inglese è stato il triplo del lavoro. Però mi ha costretto anche a lavorare tanto più del normale, e forse quella è stata la chiave del successo, insomma, perché quando tu lavori tanto a una cosa, poi alla fine questo lavoro si vede. Senti, ma è vero che per telefono, insomma, così si mercanteggiava anche un po' sul numero delle battute, no? Per se farne di più, ti proprio no, forse... Al contrario degli attori normali, cioè, aggiungimi una scena, cioè, invece no, tu dici... tagliami la scena, e Paolo con la sua seraficità me ne aggiungeva. Come va questa classe? Presidente, la classe per andare va, e
disciplinata, assidua e di rendimento costante, tranne un piccolo gruppetto che noi malgrado supera di gran lunga la sufficienza. Hai lavorato anche con Daniele Lucchetti, io voglio ricordare un film, l'ultimo, ma ne potrei ricordare tanti altri, Lacci per esempio, no? Anche questo direi. E Lacci per esempio prende le mosse per quanto riguarda il mio lavoro da una fetta fondamentale della mia carriera che è il teatro, no? Lì l'avevo fatto a teatro, avevo fatto la versione teatrale di quel romanzo e quindi ero già pronto sul set a portare qualcosa. Però insomma in teatro ero protagonista assoluto, parlavo io del passato, al cinema il passato si vedeva e quindi insomma è stata un po' una fregatura perché poi ho dovuto fare solo la parte che riguardava il contemporaneo del personaggio. Te lo ricordi il tassista? Siamo venuti quasi alle mani lì, te lo ricordi o no? Sei venuto alle mani con un tassista? Non me lo ricordo assolutamente. Quasi quando alle mani, ho detto. Mi avevi accompagnato alla RAI, alla fine della corsa gli ho dato 50 euro. Aspettavo il resto e quello ha cominciato a dire che non gli avevo dato una banconota da 50 ma da 10. Io sono diventato subito duro, incazzato. Gli ho chiesto il nome, l'indirizzo, tutto il resto. Gli ho detto che si poteva tenere la moneta da 50 euro. Però sarei andato dai carabinieri. E alla fine mi ha dato il resto di 50. No, non c'ero io, Aldo, in quel taxi. Cosa vuoi dire? Non c'ero io. Cioè? Sbagli. Basta, dai. No, stai dicendo basta, qualcos'altro. Basta, basta. Comunque, tanti bei ruoli, sicuramente grande affetto da parte del pubblico, eppure io sono andato un po' a studiare per preparare questa intervista e io leggo che tu ti torturi un po', insomma, che comunque, diciamo, questo penso sia caratteristico degli attori e non solo, perché poi in questo nostro tempo no, sei afflitto un po' dall'insicurezza, da un po' di ansia. Ma come mai? Qui tu dovresti invece viaggiare su una nuvola, essere... o è una banalizzazione dirti questo, una semplificazione del tuo lavoro? No, purtroppo, per fortuna, non sono una persona superficiale. E allora sento un po' una responsabilità anche di questo lavoro, no? Cioè non è un mestiere qualsiasi, tu ti arroghi il diritto di entrare nei panni, nella vita degli altri e quindi devi avere rispetto di questo e per non parlare del rispetto per il pubblico che pure è una cosa fondamentale. Diciamo che non mi è mai scattata quella cosa che poi scatta a un certo punto negli attori dei soldi, ecco, cioè fare le cose per i soldi, perché mi pagano, insomma, questo elemento qui, o perché è per la popolarità. Questa è una cosa che insomma, ho sempre desiderato, avere soldi e essere popolare. Certo, perché, però perché, scegliendo i progetti giusti mi sembra. Però non l'ho mai messa come prima cosa, forse seconda cosa. Vedete, aspetta, per me andare nella cella di Fantaccini e fargli coraggio è stato naturale, perché tra detenuti ci sta questa solidarietà. La compassione che avete mostrato verso Fantaccini mi è sembrato di vedere la stessa umanità. Adesso invece sembra quasi che la cosa vi faccia incazzare. Così. Non riuscite ad ammettere di aver avuto gli stessi sentimenti di un detenuto. E a proposito di progetti giusti, ti abbiamo appena visto ed è ancora in programmazione in Aria Ferma, no? Di Leonardo Di Costanzo, in coppia con Servillo, quindi coppia inedita, tema importante. Senti, tra l'altro in questo film, perché voi interpretate due personaggi diversissimi, poi non così diversi, perché appunto tu sei in carcere, no? Questo carcere che sta per essere smantellato, un po' guidi, no? Sei un po' la mente di questi detenuti e invece Servillo è il capo delle guardie e si trova a far fronte a questa situazione. Però una delle scene chiave del film è quando preparate, in un gioco del gatto e del topo, questa pasta, mi ricordo bene, com'è la genovese questa? Sì, se l'avete fatta. Genovese che, a dispetto del nome, è un piatto napoletanissimo, eh. È un ragù a base totalmente di cipolla, quasi solo cipolla. È una roba molto domenicale perché poi dopo bisogna digerire, quindi non è da andare poi dopo, non è da breakfast, lunch breakfast. Però sì, è una delle cose, perché io poi mio padre nel film era un oste, quindi alcuni rudimenti della cucina li conoscevo. Comunque insomma. È stata risolutiva, poi alla fine per questo film io l'ho detto come battuta, ma insomma quella è una scena, no? Abbastanza chiave. Sì, perché poi sfocia in una scena molto bella che è proprio il cuore del film, perché va via la luce in questo carcere e gli uomini quando stanno al buio hanno paura. Tutti, e quindi è stato un momento risolutivo, è quel pranzo collettivo che ha, insomma, risuona a degli echi molto evangelici, perché tutti, secondini e guardie, si siedono intorno alla stessa tavola,
ci si perdona un po'. Pronto? La vita è piena di zone d'ombra. Dovessi scegliere tra la legge e l'amore, sceglierei l'amore. Non capisco questa cosa. Una cosa insordata. Saccia quello che vuoi. Saccia quello che vuoi. Tengo paura di su. Tengo paura di su. Tengo paura di su. C'è una frase in questo film in cui si dice, credo possa essere anche un modo interessante per salutarci, no? Tra la legge e l'amore sceglierei, e in questo caso forse il tuo personaggio sceglie l'amore. È una frase bellissima, sei d'accordo, Silvio? È un tema antico come l'uomo, da Antigone, no? Poi il teatro greco pone sempre questi temi che tutt'oggi, nei quali ci dibattiamo, al tempo delle leggi razziali, se davi aiuto a un ebreo commettevi un reato, no? Però adesso quelli che hanno commesso quel reato sono i giusti, giustamente sono i giusti. E quindi, insomma, la legge è fatta dagli uomini e poi c'è qualcosa che prescinde dall'uomo, sempre, che è l'amore e che è un senso della giustizia vera, profonda, che cambia attraverso i secoli anche, no? Quindi questo personaggio, mio personaggio, forza i limiti della legge, commette non so quanti reati, però alla fine fa la cosa giusta. Allora, grazie a Silvio Orlando, grazie per la sincerità con cui ti sei raccontato. Lo ricordiamo alle amiche e agli amici che ci seguono, Il bambino nascosto al cinema. Effetto Notte torna la prossima settimana, ma voi restate là perché ci sono gli altri film da vedere. Abbiamo sorvegliato e suggerito. Li abbiamo aiutati a progredire. Visti compiere meraviglie. Questo film è come la nascita di una nuova mitologia. Che ne pensa? Pensando anche che poi lo vedranno anche molti ragazzini, no? Yes, I mean, it really does. It takes us an... E questo è il bello della Marvel. È bello mettere tutti questi personaggi insieme, spiegare come il loro cammino e la loro storia sono iniziati. Sono passati 7.000 anni, ma la loro storia diventa un po' la nostra storia. I loro sentimenti e soprattutto le loro fragilità li condividiamo anche noi. Non è solo America o Europa, è qualcosa che fa parte del patrimonio di tutti noi. E per i più giovani sarà bello riscoprirlo. Siamo gli Eterni. Siamo venuti qui 7.000 anni fa per proteggere gli umani dai devianti. In realtà le cose non sono cambiate così tanto. Gli esseri umani continuano a combattere. In quanto mortali affrontiamo le stesse domande da sempre. I supereroi danno solo un'interpretazione più moderna di tutto questo. E Jack Kirby e la Marvel sanno bene come farlo. Perché non avete combattuto Thanos o qualsiasi guerra o tutte le atrocità della storia? Ci è stato ordinato di non interferire in conflitti che non coinvolgessero i devianti. Da chi? La Marvel attinge soprattutto alla mitologia dei suoi fumetti, ma anche il racconto delle diverse epoche del film è un vero e proprio universo. L'abbiamo magari studiato a scuola, ma la Marvel lo reinventa. Abbiamo bisogno comunque di supereroi, ora più che mai. È questa la ragione per cui il pubblico continua ad amarli tanto? Non so perché il pubblico li ama, ma so perché li amo io. Senso del dovere, dell'onore, umanità senza tempo e impegno per il bene sono valori eterni. Abbiamo amato queste persone dal giorno che siamo arrivati. Quando ami qualcosa, la proteggi. Il suo interesse nei confronti dei piccoli, della famiglia, dei più giovani, no? È una cosa su cui lei è molto sensibile, no? Da sempre. No, family is everything, and you know my family. Ho voluto vedere questo film con i miei figli perché la famiglia per me è tutto. E nella mia famiglia siamo forti proprio perché siamo diversi uno dall'altro. E mi sento davvero fortunata ad avere questa diversità tra i miei figli. Essere parte di questo film ci ha fatto essere parte di un altro tipo di famiglia, comunque importante. È stato bello condividere tutto questo con i miei figli. Non puoi proteggere.
I love Rome. Amo Roma. Amo sentire il mio nome in italiano. So nice. I finally hear it the way it should be said. Stiamo girando, Benny. E non ti far vedere sulla porta, per piacere, perché mi dà fastidio, mi distrae. Scusami, cosa dicevi? Marina mi piace molto. Ha quest'aria snob, d'altra parte chi nasce in certe famiglie ce l'ha per forza, no? Lei è così, è totalmente libera. Ha una bellezza interiore, nel cinema ha fatto benissimo, nella fotografia ha fatto ancora benissimo. È stata la pioniera delle produttrici italiane. Quel numero lì di film importanti, di film fatti da tanti registi diversi e di film molto, molto belli anche e che reggono anche al tempo, perché se io vedo Il giorno a Civetta oggi o qualsiasi film, anche non parlo neanche di Indagine, avete la pensato, sono tutti dei film che fatti uno dietro all'altro è un momento abbastanza importante. E poi restano nel cuore del pubblico, alcuni per la storia, altri semplicemente, per esempio penso a Metti una sera a cena, che poi è un film che ha suscitato tante polemiche ma anche tanto interesse al momento dell'uscire, anche solo per la colonna sonora a volte, no? Certo, meraviglioso. Il libro è stato importante perché sì, lì è il cuore, diciamo, del, però è un cuore che si accende e si spegne perché dura pochi momenti e pochi mesi e non si è mai riuscita a dare al Lido una vera vita, e questo è un po' un peccato, però certamente il festival più importante, il primo festival al mondo, eccetera, nasce al Lido, c'è poco da fare. Lì ci sono le prime 20 cabine a destra, erano le cabine privilegiate, erano le uniche cabine su cui una volta cresceva l'ibiscus. E allora c'è questo mio amico simpaticissimo che era il manager dei Rolling Stones, il principe Lernstein, diceva che quello era l'ibiscus set, che poi lì che Onassis ha conosciuto la Callas e tutto, in tutto quel gruppo di cabine, dove stava il Sam Maxwell, dove stava la mia nonnastra Volpi, quella era la zona degli amici. Lei ha lavorato con la Vermeuller, con Pasolini, con De Sica, con Leone, insomma, se dovesse scegliere, è impossibile, immagino, però magari uno tra loro di cui mantiene un ricordo, un'immagine più forte. Guardi, onestamente io ho nel cuore tutti questi registi, però la persona più simpatica al mondo, e non solo nel mondo del cinema, era Vittorio De Sica, su questo non c'è dubbio proprio. Era un uomo con un fascino, una simpatia, una semplicità, una voglia di divertirsi unica. Da un punto di vista di come metteva la macchina da presa e come girava, ho sempre detto che purtroppo, perché è morto giovane, non ha rivelato tutto, ma era un uomo di immenso talento, Elio Petri. Stavolta come mi ammazzerai? Ti taglierò la gola. Comunque lo percepivate di vivere un momento speciale d'oro del cinema? Cioè si capiva in quel momento lì o era comunque una normalità? Non si capisce mai quando le cose hanno una vita breve, quando stanno per finire. Neanche noi stessi capiamo quando stiamo per finire. Forse col cinema, quando io sono andata via per dei motivi un po' familiari e dopo la morte di mio fratello, quando sono tornata e forse c'era un cinema completamente differente, era nata la televisione ed era molto complicata la cosa, quindi non posso dire che poi noi ci aspettassimo questo.